Ciao a tutti, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento. Siamo qui per iniziare un'altra puntata di In Cucina con lo chef. Con me Antonella Carrieri. E con me lo chef Nicola Vizzarri. Bene. Cosa ci prepari da oggi? Costolette, diciamo anche costatine di maiale con verza e aromatizzata al limone. Ah. Vediamo gli ingredienti. Olio extravergine di oliva, aglio, rosmarino, salvia, costatine di maiale, limone, verza e vino bianco e sale. Cominciamo con la rosolatura della carne. Poi la mettiamo nella nostra pirofolina e finiamo la cottura del in forno. Ok? Prendiamo l'aglio, diamo una leggera schiacciata. Qui un filo d'olio, lasciamo un attimo rosolare con le erbette aromatiche per insaporire le nostre costatine di maiale. Le andiamo belle a rosolare in ambedue le parti e poi terminiamo la cottura in forno. Regoliamo un po' di sale, qua a discrezione possiamo mettere anche un po' di pepe macinato in mulinello. Eccoci qua. Mi dai due modi di farlo praticamente, in padella e nel forno. Sì, in padella perché diamo la rosolatura, no? A tutta la carne per dare più sapore, perché comunque qualsiasi ingrediente contiene degli zuccheri, quindi a contatto col fuoco avviene la caramellizzazione. Ah, ecco. E quindi la gustosità del prodotto. Se noi mettiamo una bella bistecca a fuoco altissimo, se non c'è quella rosolatura che è derivata dalla presenza degli zuccheri nell'ingrediente, non c'è quel gusto armonioso. Un attimo di una grattugia, così lasciamo un po' di profumo di limone pure, per sgrassare il sapore un po' forte, no? Ah, vedi? Ma io sto attento, sai perché? Quando andate a casa, se ricette, sì. Io li faccio. Eh beh, giusto. Ma dico la verità, veloce. Beh, è lo scopo di questo programma che... In Cucina con lo chef è di stare vicino a chi cucina. Una volta ben rosolate. È una cosa bella comunque, Una volta bella. Vivere qua a fianco a lui, però non ti monta la testa mo, che te l'ho detto io. Assolutamente. Ah. Abbiamo già i nostri fan entrambi. Ormai. Mettiamo ovviamente in una placchetta tutto il nostro fondo, irroriamo un altro filo d'olio. Ognuno si difende da soli qua. Ah, mo vengono messi nel forno tutte le cose che hai messo, che hai fatto prima. Sì, mettiamo nel forno a 180 gradi per una trentina di minuti. Vabbè, questo per noi è stata anche una scoperta, perché comunque essendo uno dei prodotti dell'ultima generazione e innovazione, abbiamo scoperto un forno che si pulisce e sterilizza da solo. Abbiamo la nostra verza. Ma come la facciamo questa? La ripassiamo in padella piano piano e la andiamo a mettere come base e fa da contorno le nostre costatine. La tagliamo così un po' stile julienne, ma non troppa. E andremo a ripassare. Una volta stavo tagliando così, mi sono tagliato le dita io. Una tecnica per tagliare non le dita, ma quello che si taglia le dita. È mettere un po' la mano così, no? Chiusa. Ovviamente batti qua praticamente. Far scorrere il coltello. Usciamo, vedi? Mettiamo a scaldare un po' di olio, uno spicchio d'aglio schiacciato e andremo un attimo a rosolare la nostra verza. Mettiamo un pizzico di sale e attendiamo ovviamente la cottura della verza e la cottura delle costatine di maiale. Eccoci qui Antonella, la nostra verza si è bella rosolata e il nostro forno ha fatto quello che doveva fare, è bello cucinare tutto con armonia le nostre costatine di maiale. Andiamo a prendere. Tra poco dobbiamo fare il pesce,
subito carne e pesce dopo. Subito la cottura pirolitica, mi raccomando, che pulisce, sterilizza. Pirolitica, funzione pirolitica. Togliamo la carne, dobbiamo cucinare tra poco il pesce per non far sì che il pesce prenda odori e sapori della carne. Mettiamo funzione pirolitica e qui abbiamo tutto. Se regola a casa, quando fai la carne, lascia aperto, fai togliere la puzza, fai. Invece con questo programma che ha questo forno, togliamo ogni dubbio. Andiamo a rimpiattare la nostra ricetta. Mettiamo la verza come base del nostro piatto. Costatine, maiale, le adagiamo su, mettiamo un filo d'olio di oliva, che non guasta mai. Ok, il nostro piatto è pronto, ha profumo di una cottura perfetta in forno. La verza ovviamente si sente che scaturisce tutti i suoi aromi. Non vi resta che provare questa ricetta a casa. Vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata su questo canale. E arrivederci alla prossima. Arrivederci. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte.